Il primo giorno quando l'ho visto che c'era solo il ciuffo mi ha preso un colpo, perché ho detto ce l'hanno con la Raggi. L'albero di Natale di Roma è pronto per l'accensione. L'abete al suo arrivo battezzato Spezzacchio, perché aveva qualche ramo spezzato, trionfa maestoso mostrando le sue 500 sfere colorate a Piazza Venezia ed è già una delle mete preferite dei turisti per farsi un selfie nella capitale o scattare una foto ricordo. Ce lo meritiamo, siamo la capitale. Peccato i tiranti. Spelacchio is back ed è uno spettacolo, aveva annunciato Netflix, che sponsorizza tutta l'operazione, rilanciando il nomignolo che ha reso l'abete del 2017 celebre in tutto il mondo. Peraggio, Spezzacchio, non lo so, è un albero di Natale, a me va bene così, mi dà il senso del Natale e buon Natale a tutti. Le fasi di allestimento iniziate lunedì sono così terminate e l'albero, alto 20 metri dall'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, risplenderà 24 ore al giorno grazie a 60.000 luci LED a basso consumo energetico. Ad accenderlo sarà, come da tradizione, la sindaca di Roma, Virginia Raggi.